Ciao, in questo video voglio mostrarti come creare degli effetti luce con Photoshop in pochi step attraverso uno strumento adatto e dedicato che Photoshop ci mette a disposizione in modo assolutamente professionale ed efficace. Vediamo subito come. Dopo aver caricato la nostra immagine nell'area di lavoro, ci spostiamo sul pannello livelli e andiamo a duplicare il livello sfondo. Trascinandolo, sull'iconcina in basso crea un nuovo livello. Dopodiché, con lo sfondo copia selezionato, ci spostiamo sul menu in alto Filtro, poi sulla voce Rendering e da qui si aprirà un menu a tendina con varie sottovoci. Andiamo a cliccare su Effetti di luce. Vedremo subito come si aprirà un pannello dedicato alle proprietà degli effetti luce che andremo a costruire e un pannello dedicato alle luci, cioè ai punti luce che andremo ad aggiungere. Vediamo come è fatto questa interfaccia. Nella parte alta, quindi nel pannellino dinamico nella parte superiore, abbiamo la possibilità di scegliere dei sistemi predefiniti di illuminazione. Qui nel menu a tendina dei predefiniti abbiamo infatti la possibilità di lavorare sulla modalità personale, quella che andremo noi a costruire, oppure se vogliamo impostare dei sistemi di illuminazione predefiniti preimpostati in base appunto alle possibilità che Photoshop ci mette a disposizione. Dopodiché, spostandoci nella parte più a destra, abbiamo la possibilità di impostare la tipologia di luce, cioè il faretto, la luce puntiforme, quindi il punto di luce, oppure luce infinita. Qui poi possiamo tornare indietro ripristinando l'ultima azione eseguita, quindi l'ultima luce corrente. Chiaramente consiglio sempre di settare la modalità anteprima per vedere live le nostre modifiche. Poi dopodiché possiamo confermare o annullare. Infine, nel pannellino proprietà abbiamo la possibilità di scegliere appunto anche qui vari sistemi di luce, punto, faretto o infinito. Oggi ci concentreremo sul punto luce perché ci permette di personalizzare ad hoc in modo assolutamente dettagliato la luminosità di un'immagine modificandola radicalmente rispetto al suo stato originale. Dopodiché, una volta scelta la modalità, quindi il tipo di effetto luce, possiamo andare a parametrare vari indicatori, l'intensità modificando appunto il colore, l'esposizione, quindi il grado di luminosità modificandone anche qui il colore, la superficie, il valore di superficie, quindi la luminosità sulla superficie dell'immagine, il tipo di qualità di luminosità su quel determinato materiale visivo, quindi in questo caso c'è appunto metallico, se dobbiamo andare a rendere la luce più metallica o meno metallica, quindi possiamo già per esempio portare vicino allo zero o poco più il valore di superficie è metallico. Infine la luce globale dell'ambiente, possiamo eventualmente decidere di applicare una texture all'immagine in modo da applicare una sorta di effetto di trasformazione, ma non è questo il caso, in ogni caso sappiamo che c'è la possibilità. Infine sul pannellino luci che vediamo qui nella parte bassa vedremo tutte le luci che andremo ad aggiungere man mano come una sorta di livelli uno sopra l'altro che possiamo nascondere eventualmente mostrando o nascondendo l'occhiolino. In questo caso di default c'è già un punto luce applicato. Andiamo quindi a selezionare un colore per l'intensità. Facendo un clic nel relativo riquadro si apre il pannellino colore, quindi la possibilità attraverso la tavolozza di scegliere un colore ad hoc. Ci spostiamo per esempio su una tonalità di giallo. Vediamo qui poi le varie gradazioni della luminosità. Possiamo eventualmente anche definire qui l'intensità nella barra superiore. Vediamo poi i valori corrispondenti al profilo colore selezionato. Dopodiché possiamo eventualmente aggiungerlo ai campioni, eventualmente utilizzare le librerie colore del Pantone selezionato cliccando su librerie colore. Clicchiamo su annulla e torniamo a riaprire il selettore colore. Scegliamo quindi questa tonalità di giallo chiaro, clicchiamo su ok. A questo punto andiamo a impostare l'intensità di questo giallo aumentando leggermente il valore, ma senza esagerare, in modo da non creare una luminosità sbagliata che magari crea un effetto di eccessivo bianco sull'incarnato. Spostandoci invece sul valore esposizione andiamo anche qui a dare un valore che potrebbe essere appunto il giallo o comunque una tonalità di giallo chiaro, andiamo ad aumentare leggermente l'esposizione e poi eventualmente possiamo andare a giocare con la superficie. Cosa succede se abbassiamo o alziamo il livello? Anche qui chiaramente la superficie luminosa dell'immagine ne risente. Possiamo poi andare a diminuire il valore metallico, quindi il valore della qualità materiale dell'immagine, eventualmente andare ad aumentare o diminuire il valore ambientale. Questo è un parametro particolarmente invasivo perché, come vedete, basta un piccolo aumento, così come per l'esposizione, o una piccola diminuzione, che subito vediamo l'effetto preponderante sull'immagine. Andiamo ad applicare un secondo punto luce. Come si fa? Ci spostiamo qui sul pannellino dinamico, clicchiamo sull'iconcina della lampadina, aggiungi nuova luce puntiforme. Automaticamente il programma genera un secondo punto luce. Lo vediamo qui nel pannellino luci come secondo livello, luce puntiforme 2, che volendo possiamo fare doppio clic e cambiare di nome. Dopodiché anche questo si presenta con gli stessi parametri da andare a modificare. Una cosa che però possiamo fare è spostare il punto luce creato in un'altra zona. Come vedete io adesso sposto il mouse all'interno del cerchio del punto luce, il secondo punto luce, e lo vado a spostare qui nella parte più in alto. Sto spostando il secondo punto luce perché il secondo punto luce è quello selezionato nel pannellino luci. Eventualmente posso andare a aumentare l'intensità
questo secondo punto luce anche direttamente da questo cerchio interno che si trova appunto al centro del secondo punto luce, e posso spostarlo appunto fisicamente nell'area. Qui al centro vedrò l'iconcina gialla del primo punto luce, posso andare a cliccare sopra eventualmente ad applicare nuove modifiche. Faccio di nuovo un clic sul secondo punto luce e mi sposto nel pannellino proprietà. Qui vado ad applicare un colore diverso che potrebbe essere per esempio un celestino chiaro. Clicco su ok e vado a diminuire magari l'intensità, poi vado ad associare un nuovo colore per l'esposizione, potrebbe essere questo rosa chiaro. La scelta dei colori ovviamente può essere o allineata ai colori dell'immagine oppure allineata a dei colori completamente nuovi pensati per rivoluzionare i colori dell'immagine trasformandola completamente. Andiamo a cambiare il colore al secondo punto luce, magari lo rendiamo un po' più sul rosso. Vedete la differenza tra il primo punto luce applicato e il secondo? Insieme questi due punti luce ci garantiscono un effetto completamente diverso, rivoluzionato e molto più luminoso, oltre che accattivante, perché mettono in risalto maggiormente la modella al centro della foto rispetto alla foto originale, quella da cui siamo partiti. Possiamo eventualmente aggiungere un terzo punto luce. Lo spostiamo magari qui nella parte laterale. Il terzo livello luce è selezionato. Andiamo a scegliere un colore intensità diverso dal bianco che viene associato di default, che potrebbe essere il verde. Clicchiamo su ok. Andiamo a selezionare un colore per l'esposizione della luce che potrebbe essere l'arancione chiaro, che qui chiaramente dobbiamo andare a diminuire eventualmente i valori. Ricordiamoci che alcuni di questi valori sono particolarmente invasivi. Possiamo spostare anche un po' più in alto il terzo punto luce. E andare a fare eventualmente altre modifiche in corso d'opera. Ed ecco qua, sono soddisfatto del risultato raggiunto, vado a cliccare su ok in modo da avere il risultato finale visibile sul pannellino livelli. Come possiamo vedere sul livello superiore, quello che abbiamo copiato, abbiamo applicato tutti gli effetti che abbiamo regolato nella modalità in cui abbiamo visto. Se mi sposto sull'occhiolino e lo vado a cliccare, quindi vado a nascondere il livello superiore, vedrò il livello inferiore, cioè l'immagine di partenza da cui siamo partiti per generare poi gli effetti. Questa è l'immagine di partenza, questa è l'immagine di arrivo. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!